Ad Alpignano l'attesa da parte della popolazione era palpabile e alle 16 del 15 settembre è stato riaperto il ponte lungo la strada provinciale 178, chiuso al traffico in via precauzionale dal mese di maggio. È nuovamente consentito il transito nei due sensi di marcia, con il limite di peso per i veicoli di 3,5 tonnellate a pieno carico, al momento superabile esclusivamente dai mezzi di soccorso. Intanto la città metropolitana sta lavorando al progetto definitivo esecutivo di manutenzione straordinaria, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, che prevede un investimento totale di 2 milioni di euro per il completamento del risanamento strutturale e il consolidamento della struttura. Lavori che consentiranno finalmente la percorrenza del ponte senza limite di carico. Questo ponte, il ponte nuovo di Alpignano, presentava delle vistose fessure su tre pile principali della campata dell'arco e queste fessure non consentivano di mantenere il ponte aperto, quindi rappresentavano delle criticità importanti e quindi è stato necessario curarle e quindi il ponte è stato chiuso ed è stato fatto un progetto molto rapidamente per poter risanare la questione. Queste pile sono state quindi rinforzate con degli angolari e dei calastrelli e con un sistema nuovo di pretensionamento di questi calastrelli che hanno reso queste pile più resistenti rispetto a quanto erano prima. Quindi ora che questi lavori principali sono stati ultimati, si può riaprire il ponte al traffico leggero e il ponte è in condizioni di sicurezza. C'è un limite di peso, il ponte infatti viene riaperto soltanto al traffico leggero perché la struttura complessiva del ponte non consente la riapertura al traffico pesante. In particolare adesso gli elementi critici sono le solette che non consentono la riapertura al traffico pesante. Quindi non sono più le pile, non sono più le travi, sono le solette che impediscono la riapertura al traffico normale.